bellezze. Allora, nello scorso video vi ho mostrato appunto e vi avevo detto che vi parlavo della mia agenda terminata. È terminata a maggio, e cosa strana perché le agende solitamente vanno a gennaio o a dicembre, ma questa è un'agenda non datata, ossia potete iniziarla quando volete e finire quando ovviamente finiscono le pagine. Nel mio caso appunto l'ho iniziata ad aprile e terminata ad aprile, quindi c'è aprile 2017, aprile 2018, stop. Ovviamente tutte le agende si possono iniziare quando volete, essenzialmente il fatto di non essere datata mi dà la possibilità di non avere pagine bianche senza un senso, se così a dire. Questa qui è di Mr. Wonderful e l'ho acquistata al Rinascente di Milano per circa 15 euro. Comunque 15 euro, poco più. Passiamo sicuramente all'estetica che già si denota dal video, ed è appunto un color rosa che va sull'azzurro, quindi fa questo tono, questa sfumatura un po' sul lilla. Qui ho messo questo fiocchettino, ma essenzialmente non ricordo nemmeno il perché. Mi sa che è di Natale, praticamente l'ho messo qui, ma nulla di che. Dopo un anno posso dire che l'elastico è sensazionale, tiene benissimo e la forma che vedete appunto è un po' bombata, deriva dal fatto che all'interno non solo ovviamente ci sono un sacco di fogli e un sacco di post-it eccetera, ma io qui dietro avevo tutti gli stickers, quindi faceva un bel po' di spessore. Difatti questa qua si è un pochino bombata, però l'elastico assolutamente non ha ceduto. Si è sporcata, difatti inizialmente la tenevo all'interno di una custodia, una busta di plastica, ragazzi, nulla di che, solo che poi sinceramente alla fin fine mi scocciava e quindi alla fine le agende hanno anche questo un vissuto. Si presenta come prima pagina in cui appunto ci sono le informazioni semplici, nome, indirizzo email, indirizzo normale, telefono. All'interno ho messo questi stickers che, se non erro, mi sono stati dati da un rack di quando appunto facevo gli incontri con le cartopazze, che non faccio più e che non sono più parte di, non faccio più parte di quel gruppo, insomma, su Facebook, quindi, ma ve ne parlerò poi in un altro video. Questo sacchettino qui è di Tiger e è l'immagine che termino. Ci sono alcune cose che quindi preferisco non mostrarvi e altre che vi mostro tranquillamente. Vado un attimo qui per mostrarvi come è strutturata circa. Aspettate che voglio beccare un mese in cui non ho scritto quasi nulla. Ok, all'inizio, quindi dopo la pagina successiva a questa qui, c'è una visione mensile del mese appunto, dove potete scrivere il mese, i goal del mese. E appunto le note al lato ed è praticamente fatta come le normali pagine mensili. Pensieri dei giorni, in questo caso qua è marzo, c'è appunto la festa del papà, e questo è un stickers di Pusheen che ho preso da internet. Quindi attraverso semplicemente Pusheen mettete le immagini su Word e ve le stampate tranquillamente sulla carta adesiva che vendono ovunque, tutte le cartolerie. Io per una questione pratica, non avendo qua alcun laccetto, ho inserito, come vedete, queste freccette qui. Devono essere inizialmente tutte colorate oppure tutte rosa, ma alla fine le rosa mi sono terminate, quindi ho messo queste qui verdi che denotano il cambio dell'anno, quindi fin qui è dicembre e poi da qua c'è gennaio, quindi anche un senso logico. Cosa mi è piaciuto di questa agenda? Mi è piaciuto il fatto che, aspettate che ve lo mostro, così che prendo le prime pagine proprio, ecco qua. Sì, ok, questa è Pasqua, ragazze. Mi è piaciuto il fatto che, ovviamente, non essendo scritto il mese, voi anche qui potete selezionare il mese, in questo caso appunto 04 perché è aprile. Ci sono scritti solo i giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, poi sappiamo anche la settimana, ma non ci sono scritte le date, quindi potete iniziarla quando volete. Quindi se ad esempio l'anno scorso Pasqua di domenica, come sempre capita, in questo caso l'ho iniziata da qui per poi iniziare tutta la settimana. Ho usato un color code per quanto mi è stato possibile.
Il color code l'ho messo semplicemente alla fine dell'agenda, in cui sono queste pagine per le note, solo tre, di cui qua ho fatto un color code e qua le prove delle penne della volta scorsa del video, quindi Pinetire e AliExpress. Solitamente il color code appunto sarebbe lo scrivere con lo stesso colore determinati appuntamenti. Io ho utilizzato i pallini. Appunto, il pallino rosso per le festività, il verde per le visite, gli esami sono in viola, gli onomastici e compleanni in blu, uscite, in azzurro, scusatemi, il blu, gli arrivi di AliExpress perché sono da segnare in quanto arrivano una volta ogni chissà quanto, in questo ocra, per le donne, i viaggi, quindi quando sono a Milano e quando sono a Napoli, annullato in nero, pianificato il mio peso, quindi quando mi peso il rosso, proprio, però è leggermente più grande del pallino precedente, i video quando erano caricati col giallo, i vaccini, il mio figlio verde, importantissimo, un pallino gigante così, maschere viso, le note e quant'altro, sono pallini che trovate in tutte le cartolerie cinesi, sono quei adesivi a fogli molto grandi, quindi anche facili da reperire. Difatti, appunto, come vedete, segnavo più o meno così. La cosa bella di questa agenda è essenzialmente anche quella che mi manca di più nell'agenda che sto utilizzando adesso, ed è appunto uno schemino qui sopra. Difatti, questo spazio qui sopra, che sembrava inizialmente quasi inutile, è risultato importantissimo. Difatti, nell'agenda che poi metterò più in là, che sto utilizzando adesso, questo spazio manca. E ho azzeccato un post-it gigante. Difatti, in questo schema qua, solitamente io andavo a mettere, adesso metto questo per non farvi leggere più di tanto le mie cose, ragazzi, scusate, andavo a mettere quello che facevo, quindi mi andavo a segnare i giorni, come una vera lista, la lista appunto delle cose che più facevo giornalmente per non scrivere ogni volta nello spazio perché mi scocciava. Quindi, che ne so, qua ginnastica, studio e lettura, andavo a scriverli in questo modo qua e andavo a segnare le X nei giorni in cui appunto facevo quell'attività. Quindi ginnastica quando la facevo, lo studio idem e la lettura anche. Inizialmente qui scrivevo una frase di settimana che più mi piaceva, successivamente la frase l'ho abolita. Difatti, le cose da fare che facevo giornalmente sono molte di più e quindi, come vedete, qui mi serviva più spazio e quindi così ho fatto. Che ne so, io ad esempio utilizzavo peso, video e quant'altro, piuttosto che scriverlo sempre nel color code, che a un certo punto sempre pallini, pallini, pallini scocciava, ho preferito inserirlo qui e poi metterla X quando ovviamente facevo quell'attività. Quindi mi risultava più facile anche per un tracker settimanale, diciamo, perché alla fine settimana verificavo effettivamente quante volte avevo fatto quella determinata cosa e quante no. Nei giorni in cui non svolgevo alcuna attività, magari perché uscivo e perché ero fuori, appunto tiravo una linea netta. Invece nei giorni in cui magari non la svolgevo, lasciavo libero o quantomeno cercavo di mettere un trattino che non fosse simile alla X, perché così era più facile anche vedere le cose. Poi, la maggior parte degli sticker che ho utilizzato sono stati tutti quanti presi da AliExpress. Inserivo anche, ad esempio, le carte degli elenchi che finivo. E le cartoline ho inserito e la maggior parte utilizzavo post-it e post-it e post-it. Quindi devo dire che sì, qua c'è anche Bing per chi non lo conoscesse, il cartone animato del mio figlio preferito. Come ho diviso l'anno da un anno dall'altro? Questo è gennaio, essenzialmente ho preso questo qua che è un foglio, una rimanenza di foglie delle carte di Lidl che escono ogni volta che esce materiale scolastico. Gli ho segnato le mie 19 molto semplicemente così e qui ho fatto una solita più o meno cosa volevi fare, quindi viaggiare, mantenere gli impegni, studiare, un po' di workout in più, essere più social e poi ho messo questi vari adesivi così, questi qua entrambi presi da Tiger, questo da Accessorize e questo qua mi pare una vecchia BU, ma vecchissima. Mentre qui avevo messo alcune cose tra cui ad esempio i nuovi buoni propositi per questo anno, che ovviamente sono ancora da spuntare, e li avevo semplicemente preso un foglio attaccato dietro a questa cartolina che mi avanzava di Gorgeous e l'ho messa qui essenzialmente anche per decorazione. Questo
Queste graffette non ricordo dove le ho prese, non ricordo se me le sono in un racco o meno, penso più di sì, perché sono all'Anas, non ricordo io di averle comprate. Comunque, questo solitamente è più o meno l'idea e ciò che mi ha soddisfatto in questo anno. Sicuramente le cose in quest'altro anno, con questa agenda, cambieranno, però posso dirvi che comunque questa è un'agenda abbastanza valida. Io davvero mi pento che forse non avrei comprato denti quest'anno, però credo che si debba sempre cambiare la vita. E non so se voi avete avuto questa agenda, come l'avete usata e quant'altro. L'unica pecca forse è che non è una pecca, anzi forse è meglio ovviamente, non ha né righe né quadretti. Essenzialmente si divide da questa parte tratteggiata. Credo io, vado per ipotesi, mattina e sera, invece scrivo praticamente di lungo, fregandomi un attimo a mettere dei puntini, ma a volte magari scrivevo in modo abbastanza ordinato. Le penne che ho utilizzato per questa agenda sono state tutte quelle che vi ho recensito finora, quindi le 0.05. Ovviamente vi parlo di video precedenti a quello dell'ultimo, perché appunto l'ultimo è da poco tempo fa. Vi parlo delle penne di. Aspettate che forse ne ho qualcun'altra qua. Credo di no. Comunque, la maggior parte delle penne che vi ho recensito per quanto riguarda appunto le cinesate, quindi gli acquisti fatti dai cinesi, e sono quelle penne molto molto fini. Una cosa importante, ho utilizzato sempre penne nere, non so perché, non chiedetemi come, ma io ho utilizzato, no, ragazzi, la trovo solo esclusivamente penne nere. Difatti tutto l'agenda è quella penna nera. Sì, c'è un sacco di post-it, perché a volte lo spazio era poco, ragazzi, dovevo scrivere, 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 quindi alla fine ho utilizzato un sacco di post-it. E nulla, questa è l'agenda che avete visto molto spesso sulle foto di Instagram. Io spero di aver soddisfatto per quanto possibile, ovviamente, le notizie su questa agenda. Non la sfoglio semplicemente per una questione che sì, mostro mia figlia, mostro tutto quello che vedo su Instagram, però in questa agenda qua alcune volte ho messo anche pensieri e non voglio che siamo divulgati o che comunque qualcuno possa leggerli, non mi va assolutamente, quindi per questo motivo qua. Se voi avete avuto questa agenda, fatemi sapere come l'avete utilizzata, se vorreste comprarla, se l'acquisterete, non lo so. E niente, un bacione, ciao bellezze, mi raccomando, seguitemi su Instagram dove sono sempre attiva. Ciao.